Devo dire che il filo conduttore che ispira tante iniziative che sono state poste in essere dal sottoscritto a livello parlamentare è sempre lo stesso. Quello che lo Stato deve essere messo in condizioni, attraverso gli inquirenti, attraverso la polizia giudiziaria, attraverso i magistrati, di svolgere le indagini. Quindi deve avere le risorse, deve avere le strutture, deve avere il personale. Ma lo Stato deve anche fornire una garanzia che quando una persona chiamata a rispondere in un procedimento penale ne esce da innocente, sia la stessa persona come immagine, come reputazione, come portafoglio, come credibilità di quella che è entrata nell'ingranaggio giudiziario. Allora, questo spiega iniziative che sono state approvate da questo Parlamento, penso a quella sulle spese legali agli assolti, penso a quella dell'oblio per gli assolti, cercare di ristabilire le condizioni di partenza, perché oggi molto spesso al termine di un'indagine, al termine di un processo, quella sentenza di assoluzione lascia comunque un marchio sulla persona, rischia di essere un marchio indelebile. In questo si inserisce la direttiva europea sulla presunzione di innocenza, che noi abbiamo recepito come paese e per la quale è stato approvato il decreto legislativo del 188 del 2021. Questo decreto legislativo contiene delle norme molto significative, proprio per evitare il marketing giudiziario. Il marketing giudiziario è un qualcosa di incivile, illiberale, arbitrario, perché è una forma di propalazione, di comunicazione svolge una sorta di processo parallelo rispetto a quello che si svolge nelle aule del Tribunale. Questo processo parallelo non contempla la soluzione, perché è un processo parallelo che si svolge soltanto durante la fase delle indagini preliminari. Quei riflettori accesi durante le indagini preliminari si spengono sempre durante il processo, quindi della soluzione tutti sono disinteressati. Allora, noi in questo decreto legislativo abbiamo ottenuto l'approvazione di norme molto significative. Penso a quelle sulla comunicazione giudiziaria, che le comunicazioni non siano più quelle enfatiche di accuse in conferenze stampa, botta e risposta con i magistrati, ma fossero sobrie comunicazioni per contemperare la presunzione di innocenza col diritto di informare e di essere informati. Comunicati stampa, solo eccezionalmente le conferenze stampa. Quando le conferenze stampa? Quando c'è l'interesse pubblico a che queste si svolgano. Ci può essere un interesse pubblico, il magistrato lo deve però specificare. Siccome però in molte circostanze abbiamo visto svolgersi delle conferenze stampa e devo dire un po' di dubbi sull'interesse pubblico di queste, l'interesse pubblico non può risiedere nel rafforzamento di un'inchiesta. O diciamo nella visibilità e nella spettacolarizzazione di un'inchiesta. L'interesse pubblico è un qualcosa di diverso che deve essere motivato e deve essere argomentato. Quindi noi chiediamo al Ministero se ha svolto quel monitoraggio che si era impegnato a svolgere sia in una mozione parlamentare sia in un ordine del giorno. Chiediamo anche al Ministero se ritiene compatibili con la presunzione di innocenza, visto che il decreto legislativo stabilisce che i nomi alle indagini devono essere compatibili con la presunzione di innocenza, se nomi che fioriscono continuamente attribuiti alle indagini sono compatibili con la presunzione di innocenza. Perché io ne ho citato uno nell'interpellanza, ma mi spiegate come può essere compatibile con la presunzione di innocenza un nome assegnato, e devo dire sottoscritto anche da una procura, Banda Bassotti? Io immagino che un cittadino che vede una persona coinvolta nell'inchiesta Banda Bassotti dica no, beh, effettivamente questo può essere un presunto innocente, c'è il dubbio che
Non mi pare proprio. Allora, cerchiamo di fare in modo che la legge sia applicata e non sia soltanto, diciamo, un pezzo di carta che poi non viene preso in considerazione. Anche perché la legge, il decreto legislativo, prevede, anzi la legge, prevede delle sanzioni disciplinari. E mi chiedo se qualche sanzione disciplinare, qualche azione disciplinare è stata avviata, dove è stata avviata, quando è stata avviata. Questa interpellanza rientra nello spirito, ovviamente, che ci ha portato poi a promuovere quell'emendamento sulla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare in forma letterale o per estratto, anzi sul divieto di pubblicazione in quelle forme. C'è uno spirito, c'è un filo conduttore, non sono iniziative punitive o iniziative estemporanee. Ho cercato di spiegarne lo spirito e sono convinto che il governo possa condividerlo e, diciamo, questa leale collaborazione Parlamento e governo, il governo che deve monitorare sull'effettiva applicazione delle norme approvate dal Parlamento, può essere certamente proficua perché, diciamo, l'Italia diventi sempre di più un paese civile dal punto di vista giuridico. L'onorevole interrogante diceva che è necessario ristabilire le condizioni di partenza nei confronti del presunto innocente, tanto più se poi risulta innocente. Qualcosa di più questo governo sta cercando di fare. Noi vogliamo rendere meno afflittive le condizioni di partenza, pur senza deprivare minimamente la magistratura di un solo strumento per indagare. Abbiamo posto in campo un arsenale volto a dare corpo vero alla segretezza degli atti istruttori, a garantire la presunzione di innocenza nella comunicazione, a evitare la spettacolarizzazione mediatica della giustizia, che tanto male ha fatto non solo e non tanto ai presunti innocenti, spesso alla stessa percezione che hanno i cittadini della giustizia, che sembra ondivaga e contraddittoria a tratti. E allora, sin dal primo momento dell'illustrazione del piano per la riforma della giustizia da parte di questo Ministero, abbiamo posto in rilievo la fondamentale necessità di rivedere completamente la disciplina della segretezza degli atti istruttori, con particolare riferimento peraltro a quello delle intercettazioni. Abbiamo presentato poi un disegno di legge intitolato Modifica al Codice Penale, di Procedura Penale, dell'Ordinamento Giudiziario e dell'Ordinamento Militare, volto peraltro a introdurre innovazioni normative tese a rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. Nel citato disegno di legge si amplia significativamente, direi, l'obbligo di vigilanza da parte del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali stesse delle operazioni, i cosiddetti brogliacci, e si stabilisce il dovere del giudice, dovere, di stralciare le intercettazioni, includendovi, oltre ai già previsti dati personali sensibili, anche quelle relative a soggetti diversi dalle parti, a meno che non abbiano evidentemente una rilevanza penalistica. Si prevede inoltre che nella richiesta di misure cautelare formulata dal pubblico ministero e nell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice non debbano essere indicati dati personali dei soggetti diversi dalle parti, anche in questo caso al netto di una eventuale rilevanza penalistica. Ancora, in sede di emendamenti presentati nella legge di delegazione europea, si è previsto testualmente, in attuazione dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, ma nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza cautelare sino al termine dell'udienza preliminare. Ora, fatta questa premessa, giova però ricordare a tutti noi che il diritto della difesa, la presunzione di innocenza, debbono essere contemperati evidentemente anche con il diritto di cronaca e di essere informati da parte dei cittadini, poiché si tratta di patrimoni, credo, indissolubili, patrimoni morali garantiti dalla nostra Costituzione in termini indissolubili. Banda Bassotti non credo rientri nel diritto di cronaca, ma scivoliamo già
pericolosamente sulla spettacolarizzazione. E allora noi dobbiamo distinguere fra un diritto di cronaca e di essere informato dei cittadini, per esempio una comunicazione su eventuali truffe a catena stimola, sollecita un cittadino a sua volta truffato dalla medesima persona eventualmente a depositare più o meno tardivamente un'istanza o quant'altro, ma non necessariamente debbono avere dei titoli tipo banda Bassotti evidentemente. E tanto premesso, a questo punto deve essere ricordato che l'articolo 3 del decreto legislativo 188 del 2021, recante disposizioni per il completo e compiuto adeguamento della normativa nazionale alla direttiva CE che prima europea che prima lei, che l'onorevole interrogante prima citava, in ordine al rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo dei procedimenti penali, che è volto soprattutto all'aspetto più informativo, più legato alla informazione, sul citato articolo, così come novellato nel 2021, modificando il decreto legislativo 106 del 2006, stabilisce tra l'altro che il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati stampa ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni del pubblico interesse che la giustifica. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare in ogni caso il diritto della persona sottoposta a indagine dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. È fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazioni circa l'attività giudiziaria dell'ufficio. Nei comunicati e nelle conferenze stampa è fatto divieto, come ricordava l'onorevole interrogante, di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al Consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio. Questo è per informare poi anche i cittadini, non l'onorevole interrogante che ne già ha conoscenza, di quale sia lo stato dell'arte e quali siano i passaggi normativi che questo Parlamento ha svolto in ordine alla presunzione di innocenza anche in termini di presentazione alla stampa. Queste prescrizioni hanno poi trovato una speculare considerazione sotto il profilo disciplinare attraverso la modifica del decreto legislativo 109 del 2006 che tra le condotte sanzionate prevede attualmente anche la violazione di quanto disposto appunto dal decreto legislativo 106 del 2006 appena citato. Rispetto alla nuova fattispecie di illecito che si è così configurata, l'Ispettorato Generale ha attivato le debite procedure in adempimento peraltro agli obblighi di legge. Il Governo ha emanato direttive riguardo all'effettuazione da parte dell'Ispettorato Generale del, aperte le virgolette, monitoraggio degli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati da parte degli organi inquirenti. Sulla scorta di siffatte direttive, chiare ed inequivocabili, direi, in ordine al monitoraggio per verificare che vi sia un adeguamento ai principi di presunzione di innocenza sollecitati dalla stessa Unione Europea, sulla scorta di siffatte direttive, l'Ispettorato Generale, a partire dalle ispezioni ordinarie eseguite nel mese di settembre dell'anno 2023, ha attivato un monitoraggio in relazione a 13 procure della Repubblica, ossia in relazione a quella presso i tribunali di Avellino, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Ferrara, Frosinone, Latina, Livorno, Rimini, Rovigo, Tempo Pausania, Torino e Vercelli. Atti
atti, di quali l'onorevole interrogante, data la complessità degli atti, potrà chiedere evidentemente l'accesso agli atti, chiederne copia, per verificare come si stia svolgendo il richiamato monitoraggio. Al di là delle valutazioni politiche o meno, le politiche in merito all'opportunità o meno di ricorrere alla comunicazione pubblica, sono da non sottovalutare le ipotesi di ricorso a tali modalità, però nelle fattispecie dei reati come truffe e frodi a catena, che la pubblicità dell'inchiesta può far emergere ulteriori vittime di reato e rendere quindi maggiore giustizia ai cittadini italiani. In relazione qua, infine, al monitoraggio relativamente, come dire, alla prassi deprecabile di assegnare denominazione alle inchieste che possano violare la presunzione di innocenza o la presentazione dell'indagato come un presunto innocente, il dato non è in possesso attualmente dall'Ispettorato Generale, perché non vi è stato sotto questo profilo attivazione di parte alcuna, né alcuno ha ritenuto che sia stato leso come dire, la sua onorabilità sociale per il tramite dei titoli dell'inchiesta. È evidente che questo Ministero in ogni caso può assicurare di allargare lo spettro del monitoraggio in ordine alle conferenze stampa e alle comunicazioni più o meno autorizzate, come stiamo facendo, anche alla intitolazione delle stesse indagini, in ossequio più ossequioso e aderente adesione a quelli che sono i principi che abbiamo come dire, mutuato nel nostro ordinamento a seguito delle ben nota direttiva europea citata dall'onorevole interrogante.